Buon giovedì pomeriggio da Luca Ciammarughi e ben ritrovati a Ultimo Grido. Oggi non avremo con noi nel giovedì pianistico, come al solito, Riccardo Rissaliti, che è in giro in commissione a concorsi, ma la puntata si preannuncia comunque molto ricca, ricchissima di musica e anche con qualche intervista interessante. In particolare avremo con noi oggi il pianista Massimiliano Ferrati e poi più tardi anche uno scrittore, in questo pomeriggio a Radio Classica, Tiziano Scarpa, che nel 2009 ha vinto il premio Strega con il romanzo Stabat Mater, in cui la figura di Antonio Vivaldi gioca un ruolo veramente importante. Ma partiamo come al solito il giovedì dal pianoforte e con un pianista veramente magnifico, che è appunto Massimiliano Ferrati. Non ha bisogno di presentazioni, soprattutto fra gli appassionati di pianoforte, vincitore premiato in importanti concorsi fin da giovanissimo, dall'Arthur Rubinstein di Tel Aviv al Busoni di Bolzano, dove vinse anche il premio speciale per la migliore esecuzione del brano di Busoni, Casagrande di Teani, Rina Saragallo di Monza, insomma vari premi in questi concorsi e un curriculum veramente molto importante, con concerti e recital in rinomati teatri e sale da concerto di tutto il mondo. Massimiliano Ferrati dal 2012, da quest'anno, è anche docente presso l'Accademia della Steinway Society di Verona, ed è proprio a Verona che l'abbiamo incontrato in occasione di Verona Fiere, Classical Music World. Ho fatto una chiacchierata con lui che fra un po' ascolteremo, ma prima vorrei partire dalla musica di Massimiliano Ferrati e da un brano in realtà famosissimo, che è la Marcia Turca di Wolfgang Amadeus Mozart, che è divenuto un po' un caso veramente su YouTube, e viene da chiedersi veramente chi ha detto che la musica classica è in crisi, vedendo che appunto la Turkish March di Massimiliano Ferrati, interpretata da Massimiliano Ferrati, naturalmente il brano di Wolfgang Amadeus Mozart, ha raggiunto 1.350.000 visitatori su YouTube. Veramente un record questo, naturalmente dovuto anche alla bravura straordinaria di Massimiliano Ferrati, che è un mozartiano veramente notevole. Già Paul Badura Skoda lo segnalò in quanto talento mozartiano, e non mi resta quindi che farvi ascoltare questa Marcia Turca dalla sonata K331 di Mozart con Massimiliano Ferrati, e poi dopo andremo al dialogo con l'interprete. Thank you.
Grandi applausi per Massimiliano Ferrati e la sua Turkish March, allegretto alla turca dalla sonata K331 di Wolfgang Amadeus Mozart, brano famosissimo con il quale in un certo senso Mozart anche esorcizzava l'arrivo dei turchi alle porte di Vienna. E le turcherie, diciamo così, nel catalogo mozartiano non sono poche, penso anche al quinto concerto per violino, e devo dire che Massimiliano Ferrati coglie perfettamente lo spirito di questo brano, con un suono veramente molto bello, brillante, grande vitalità, ma nello stesso tempo anche la giusta estroversione, il giusto umorismo che questa turcheria di Mozart richiede, veramente magnifico. E a questo punto direi di andare a ascoltare l'intervista che ho fatto a Massimiliano Ferrati nel corso di Verona Fiera, Classical Music World, che si è svolto a Verona lo scorso aprile, e ascoltiamo cosa ci ha raccontato. Siamo nuovamente a Classical Music World, la fiera internazionale della musica classica, e abbiamo qui uno dei migliori e più importanti pianisti italiani, Massimiliano Ferrati. Ciao Massimiliano e benvenuto. Ciao Luca, grazie mille di questo invito. Tu hai appena fatto un concerto qui in una delle sale, la sala Clementi. Esatto. E raccontaci un po' qual è, così per iniziare, il programma che hai suonato. Ho suonato oggi per la Steinway in un programma di Mozart, Beethoven e Chopin, esattamente la sonata in La minore K310 di Mozart, l'ultima sonata di Beethoven, il testamento sonatistico di Beethoven per le sonate per pianoforte, e la prima ballata di Chopin, la celebra Sol minore, opera 23. Veramente uno splendido programma, e tra l'altro quello che mi colpisce è anche il fatto che sono tre grandi autori, perché a volte magari si ha paura, soprattutto nei momenti così di crisi, sia del concertismo sia della discografia, di affrontare grandi autori, grandi partiture, magari si va alla ricerca di rarità, ma io personalmente penso che invece sia importantissimo per un artista, soprattutto in un momento di maturità della sua attività, dedicarsi, continuare a dedicarsi a questi capisaldi, no? Quello che dice è molto giusto, specialmente perché è lì che bisogna assolutamente formarsi. La grande formazione del grande pianista parte da questi grandi compositori. Non si può assolutamente non passare per Mozart, Schubert, Beethoven e Chopin per riuscire ad ottenere il dominio totale del suono, specialmente del ritmo, del fraseggio. È lì la grande nascita della grande scuola della musica, veramente. Assolutamente. E tra l'altro a Mozart è dedicato il tuo più recente progetto discografico, no? Sì, esatto, ho appena inciso delle sonate, quelle centrali della produzione mozartiana, tra cui appunto la 310 che ho suonato anche questa sera, e la 330 do maggiore e la 331, quella è la maggiore con le variazioni e la celebre marcia turca. In più ci sarà anche l'adagio in si minore. Ecco, e un altro progetto discografico invece che ti vede protagonista, che ti vedrà protagonista fra poco, è dedicato tutto a Sergei Prokofiev. Esatto, sarà l'anno prossimo, nel 2013, quando uscirà per la Brilliant Classics, questo CD con i brani saranno Vision Fugitive, Sarcasmi e Romeo e Giulietta. Benissimo, ecco, sentiamo sullo sfondo un po' di musica operistica, perché c'è la masterclass di Katia Ricciarelli nel contempo, e voglio cogliere l'occasione proprio per parlare di musica dal vivo e concertismo. Oggi la figura del pianista viene sottoposta a volte anche ad analisi di vario tipo, critici musicali, musicologici, ad esempio Piero Rattalino dice che il recital da molti anni va rinnovato e il pianista deve inventarsi qualcosa magari di nuovo. Altri invece dicono che il recital è qualcosa di eterno, che durerà per sempre, perché è un momento, diciamo, essenziale di concentrazione estrema, anche spirituale se vogliamo. Tu preferisci in generale la dimensione del concerto pubblico o quella dell'incisione, come diceva Glenn Gould? Senza dubbio sono due cose completamente diverse. Quella che preferisco in assoluto ovviamente è quella del contatto dal vivo, il contatto umano con il pubblico, il momento in cui io dedico tantissimo della mia vita per studiare e approfondire le grandi opere. Ho questa grande fortuna, non vedo perché non posso condividere direttamente nel momento del concerto quel filo diretto che c'è tra l'ascoltatore e l'esecutore, che secondo me è la cosa più importante da portare avanti. Io sono convinto che bisogna sicuramente suonare il più possibile, coinvolgere anche con nuovi mezzi, con nuove idee il pubblico, questo sicuramente,
bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, ma inventarsi qualcosa di nuovo sì, ma questo semplicemente per cercare di avvicinare il più possibile, perché il pubblico, secondo me, stiamo un po' vivendo un momento di crisi a livello di pubblico, credo, che segua la musica classica, come dicevi tu, e quindi bisogna sicuramente trovare qualcosa per avvicinare il più possibile, che potrebbe anche potrebbe essere l'idea di che, come già succede spesso, che l'esecutore presenta le opere che va ad interpretare, creando una sorta di guida d'ascolto che prepara ovviamente il pubblico, oppure con una sorta di programmi originali che creano dei percorsi tematici e che possono, sinestetici, che magari anche, no? Con delle immagini. Anche questo a me piace moltissimo, ad esempio, molto spesso ho fatto delle cose su arte e letteratura e pittura insieme alla musica, quindi ho visto che ha un'ottima presa su chi è presente in sala. Infatti, e anche è molto incoraggiante. A volte basta una minima suggestione, magari, esatto, di qualcuno che è appassionato, magari più specificatamente di pittura o di letteratura piuttosto che di musica, per tirarlo dentro anche in quell'altro, esatto, settore. Sicuramente, sì, in quell'altro, sì, ambito. È vero. Ecco, parliamo un attimo di concorsi, perché tu hai ottenuto molti premi a concorsi, sì, ne hai vinti importanti come Rina Saragallo, ma poi anche Rubinstein, Pretoria, Busoni. Calgary, Busoni, esatto. Uh-huh. Questi successi sono stati determinanti per la tua carriera, o fino a un certo punto quanto secondo te è cambiato rispetto a 10 o 20 anni fa oggi nel peso di un concorso? Il concorso è sicuramente una grande palestra, prima di tutto, perché ti obbliga ad una disciplina incredibile, e sai che comunque lì devi dare il massimo in quell'istante, ed è un ottimo banco di prova per rodare i nervi, per rodare te stesso come artista ad un livello molto alto, e soprattutto per suonare in un modo convincente per le giurie internazionali, che sono sempre formate da grandissimi artisti. Solo che ovviamente alla fine non è solo sì, ovviamente una palestra, ma è anche un'ottima vetrina, perché chiaramente si concentrano nelle finali agenti dello spettacolo, discografici, quindi comunque persone che poi, grandi contatti che servono poi per continuare. Quindi sicuramente non è determinante, abbiamo visto in alcuni casi non è determinante il concorso per una carriera. Pensiamo a Evgeny Kissin, mi viene in mente ad esempio, che ha fatto una carriera incredibile senza dover passare per un concorso. Però penso che oggi, per un giovane che ha bisogno di trovare una sua strada sicura, penso che sia un ottimo strumento, ecco. Non essenziale, però un ottimo strumento. Benissimo, ecco, volevo chiederti invece come ti rapporti con la musica d'oggi, con la musica scritta oggi, musica cosiddetta contemporanea, un termine che io non amo particolarmente, ma... A me piace moltissimo esplorare il più possibile nuovi linguaggi, specialmente se ci sono dei contenuti condivisibili, e io penso che qualsiasi tipo di musica affrontata con grandissima convinzione possa sempre, in ogni caso, trasmettere qualcosa dall'altra parte a chi ascolta. Per cui è chiaro che è molto interessante il linguaggio proposto dai compositori contemporanei, a me piace frequentarlo, e quindi lo consiglio, insomma, il più possibile, perché è comunque un modo di vivere l'attualità. Diventa anche magari un metodo per poi capire come lavorare anche certe partiture del passato, no? Perché noi a volte, magari lavorando con un compositore, possiamo capire che anche l'interprete può dare una suggestione al compositore, e quindi andando retroattivamente possiamo sentirci anche più liberi nel repertorio del passato, paradossalmente. Ma diciamo sì che spesso nell'evoluzione del linguaggio portato all'età moderna sicuramente si ritrova un filo conduttore di gusto, di ricerca del suono, si esplorano nuovi modi di rappresentare le emozioni, e questo è sicuramente molto interessante. Io non dimenticherei quelli del passato assolutamente, però abbracciare il più possibile il repertorio, che insomma abbiamo la fortuna noi pianisti di avere veramente lo strumento per eccellenza per il quale hanno scritto tutti i più grandi compositori di tutte le epoche, da quando esiste questo strumento, quindi dall'Ottocento, pensiamo alla letteratura incredibile che ha avuto, no? L'esplosione che ha avuto dall'Ottocento in poi.
Verissimo. Quindi un repertorio che è sempre molto stimolante, che molti ci invidiano, esatto. E quindi penso che sia giusto che un artista completo possa proporre il più possibile, filtrando con la sua esperienza e la sua sensibilità, tutte le opere del repertorio, non solo quelle del passato. Ecco, prima di salutarci con Massimiliano Ferrati, vorrei chiederti quali sono i tuoi prossimi progetti, a parte il Prokofiev di cui abbiamo parlato, sia come autori, sia se hai qualche concerto da segnalare in particolare ai nostri ascoltatori. Un concerto che avrò adesso il 10 maggio per gli amici della musica a Foggia con il quartetto Aviv String Quartet, dove suonerò con loro. Ho la fortuna di suonare con un bellissimo quartetto, vincitore di Melbourne, una bellissima carriera, vivono in Svizzera, e il violinista Sergei Ostrovsky è il concertmeister della Swiss Roman, dell'orchestra della Swiss Roman, e suoneremo insieme i due quintetti di Frank e Dvorak, Frank fa minore e Dvorak secondo e la maggiore. Poi un altro appuntamento che vorrei segnalare è quest'estate, in cui sarò ospite invece a New York di International Keyboard Institute and Festival, IKIF, questa è la sigla, è un festival molto importante che si tiene appunto nella Grande Mela nella seconda metà di luglio, e lì hanno scelto per me un repertorio in cui suonerò, molto curioso perché ci sarà in prima parte avrò la prima sonata di Mozart con la prima sonata di Beethoven, e in seconda parte l'ultima sonata di Mozart con l'ultima sonata di Beethoven, quindi è un'occasione di mettere a confronto l'evoluzione di questi due autori. Poi invece sarò a Kiev, sarò a settembre ospite di un altro festival dove suonerò il terzo concerto di Beethoven. Bene, quindi un carnet veramente molto ricco. Allora in bocca al lupo per tutti questi concerti, impegni. Grazie, grazie, è stato un piacere. Grazie mille. Saluto Massimiliano tutti gli ascoltatori, Ferrati. Arrivederci, grazie. E queste erano le parole di Massimiliano Ferrati, un eccellente pianista italiano, e l'abbiamo ascoltato prima dell'intervista in Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, la Marcia Turca, e adesso facciamo un salto invece nella Russia di Modest Mussorgsky con due brani molto famosi dai quadri, da un'esposizione appunto di Mussorgsky. Ascoltiamo Baba Yaga e poi il brano che chiude appunto i quadri, La Grande Porta di Kiev.
anche questo è il pianista Massimiliano Ferrati, interprete di Modest Mussorgskij. Abbiamo sentito dall'inizio anche della Grande Porta di Kiev veramente il gusto della sonorità di questo pianista. C'è poco da dire, questo brano a volte viene suonato un po' con una sorta di pestaggio pianissimo, invece qua abbiamo una sonorità veramente ampia, rotonda, ma nello stesso tempo che restituisce la grandiosità della grande madre Russia, appunto, di Mussorgskij, e anche una grande naturalezza, ad esempio il modo in cui Ferrati confluisce da Baba Yaga alla Grande Porta di Kiev, veramente splendido. Adesso andiamo in pubblicità e ci troviamo fra pochissimo, Ultimo Grido. Eccoci di nuovo a Ultimo Grido con Luca Ciammarughi. Di solito il giovedì ci troviamo alle 16.30 insieme a Riccardo Risaliti, ma oggi il maestro è in commissione a un concorso e quindi io cerco per quanto mi è possibile di fare le veci appunto di Riccardo Risaliti, anche se non credo di essere all'altezza, ma parliamo di un pianista italiano e sappiamo che di solito è un tema che è molto amato questo da Riccardo Risaliti. Il pianista di oggi è Massimiliano Ferrati, veramente un esponente eccellente della scuola pianistica italiana che fa onore all'Italia un po' in tutto il mondo. Il prossimo ascolto in realtà è un quiz musicale, l'interprete è sempre Massimiliano Ferrati, il brano devo dire è piuttosto noto e il quiz musicale è legato ai biglietti che Radio Classica dà in collaborazione con la Filarmonica della Scala per il concerto che verrà trasmesso nei cinema un po' di tutta Italia del 21 maggio, stagione della Filarmonica della Scala con Fabio Luisi alla guida dell'orchestra per la prima volta, la guida della Filarmonica. Ricordo che Fabio Luisi tra l'altro è dal 2011 direttore musicale principale al Metropolitan di New York. Che eseguirà un programma quasi tutto italiano. Abbiamo Giovanni Gabrieli, tre canzoni nella trascrizione per grande orchestra di Claudio Ambrosini, poi Casella, la Paganiniana, Respighi, Feste Romane e al centro un brano invece tedesco, il quarto concerto di Beethoven con Rafał Blekacz, già primo premio al concorso Chopin come solista. I biglietti che facciamo vincere quest'oggi sono per le città di Roma, Firenze, Verona, Bari e Palermo, quindi per il cinema moderno di Roma, il cinema Portico di Firenze, il teatro Ristori di Verona, il cinema Galleria di Bari e il cinema Jolly di Palermo, quindi particolare attenzione per gli ascoltatori di queste città, appunto Roma, Firenze, Verona, Bari, Palermo. Dico il telefono di Radio Classica a cui potete chiamare per indovinare il brano che vi sto per far ascoltare, il pianista, lo ricordo, è Massimiliano Ferrati. Il telefono è 02 58 21 96 00. Ripeto ancora una volta, 02 58 21 96 00. Buon ascolto.
Veramente meraviglioso questo Chopin di Massimiliano Ferrati. Era naturalmente la prima ballata, opera 23, che abbiamo ascoltato dalle dita del pianista italiano, e complimenti al signor Antonio Bianchi da Roma, che ha indovinato il brano aggiudicandosi così il biglietto romano per la Filarmonica della Scala nei cinema, appunto un'iniziativa di Radio Classica insieme alla Filarmonica della Scala. Continuerò i giorni prossimi con i quiz musicali. Nel frattempo qualcuno si sarà anche ricordato che la prima ballata è la sigla di chiusura del pianista, la trasmissione di Radio Classica appunto dedicata ai grandi pianisti. E in quel caso il pianista suonava sotto i bombardamenti. Rimaniamo però in tema di guerra, proprio con un altro brano nato negli anni di guerra. È la settima sonata di Prokofiev, una delle sonate di guerra appunto scritte dal grande compositore russo. E sempre con Massimiliano Ferrati andiamo ad ascoltare il terzo movimento, Precipitato, da questa settima sonata di Prokofiev. Abbiamo ascoltato di Sergei Prokofiev il Precipitato, finale dalla sonata numero 7, veramente stupenda interpretazione di Massimiliano Ferrati di questo brano concitato e dal ritmo sempre uguale a se stesso, quindi anche difficile da eseguire per mantenere questa scansione
costante, appunto, che dà l'idea quasi dell'ossessività anche di quegli anni, appunto, in cui i musicisti erano sottoposti a diverse pressioni, non solo dal regime sovietico, ma anche appunto dagli anni di guerra che incombevano. E continuiamo gli ascolti oggi dedicati a questo eccellente pianista italiano, Massimiliano Ferrati, che ho incontrato il mese scorso a Verona durante Classical Music World, e spero che diventi un amico di Radio Classica, appunto. Vogliamo veramente seguirlo perché è uno degli interpreti più interessanti in assoluto nella scena attuale. E a questo punto direi di passare a un altro ascolto che riguarda un compositore israeliano d'oggi. Insieme a Massimiliano Ferrati abbiamo parlato anche del suo interesse per la musica d'oggi, per la musica contemporanea, quindi vorrei anche proporvi un brano proprio odierno di questo israeliano, che è Oded Zehavi, e si intitola Memories. Il brano lo ascoltiamo con Massimiliano Ferrati.
Eccoci di nuovo a Ultimo Grido con Luca Ciammarughi. Il brano che abbiamo ascoltato prima della pubblicità era Memories di Oded Zehavi, compositore israeliano. Voglio almeno ricordare l'interprete, che è Massimiliano Ferrati, a cui oggi abbiamo dedicato un ampio spazio, anche in ragione, soprattutto in ragione della sua estrema bravura e della sua capacità di comunicare musicalmente anche in repertori molto diversi fra di loro e in maniera molto variata per quanto riguarda appunto lo stile con cui ha interpretato i vari Mozart, Mussorgsky, Prokofiev, Chopin e appunto questo Zehavi che abbiamo ascoltato. Direi un ultimo ascolto dedicato quest'oggi a Massimiliano Ferrati con uno studio di Chopin, quindi chiudiamo in bellezza con il virtuosismo e la brillantezza di Chopin e il suo studio opera 10 numero 8 e Massimiliano Ferrati al pianoforte. Come abbiamo sentito, questa è un live del pianista Massimiliano Ferrati. Grandi applausi per il suo Chopin, veramente adamantino ma nello stesso tempo molto ben fraseggiato, ed è allo studio opera 10 numero 8. E Massimiliano Ferrati sa riunire in sé quella capacità che è propria dei veri chopiniani di rendere brillante ogni nota e nello stesso tempo dar ragione di quella che è la frase lunga chopiniana, appunto la frase che dà slancio al discorso musicale. Ma voltiamo pagina per quest'oggi, dal pianoforte passiamo al mondo invece della musica antica con Antonio Vivaldi.